tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sorpreso in uno stabile disabitato aggredisce i poliziotti, arrestato un 25enne riminese. Il consigliere Santorelli anticipa, nuovo ospedale unico si farà muraglia, mentre a Fano resterà la lungodegenza, secca smentita del sindaco Massimo Seri. Torna la voglia di vacanze, secondo uno studio quasi 600.000 marchigiani andranno in un luogo di villeggiatura tra giugno e settembre. Il comune di Fano conferma 130.000 euro per il prossimo carnevale invernale. Prende il via Itineris, l'evento che fa conoscere ai turisti la storia e la cultura dei prodotti agroalimentari dell'entroterra. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'emergenza abitativa, perché una giovane coppia a Pesaro è stata scoperta all'interno di uno stabile disabitato che aveva deciso di occupare abusivamente. Alla vista dei poliziotti però il ragazzo ha dato in escandescenze ed è stato arrestato. Un 25enne riminese senza fissa dimora è già noto alle forze dell'ordine, finito in manette per i reati di resistenza, minacce, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Erano circa le 17 di ieri pomeriggio quando due pattuglie delle volanti della questura sono intervenute in uno stabile disabitato in via Baldassini a Pesaro, il cui custode aveva segnalato l'intrusione di alcuni estranei. E proprio lì i poliziotti hanno sorpreso il giovane insieme alla sua compagna, una 19enne del posto, mentre stava montando un nuovo chiavistello. La coppia, infatti, dopo aver forzato il portone d'ingresso e aver preso possesso dell'edificio in modo illecito, ha ben pensato di trasferirsi direttamente con i propri bagagli. Ma invitati ad allontanarsi, i due hanno iniziato a dare in escandescenza, insultando e minacciando gli agenti. Il 25enne si è addirittura scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni e provocandogli lividi e contusioni. Bloccato, il ragazzo è stato tratto in arresto. Arresto che è stato convalidato questa mattina dall'autorità giudiziaria, che lo ha condannato per l'aggressione a 7 mesi e 15 giorni di reclusione con il rito del patteggiamento, rimettendolo in libertà. È stato quindi allontanato dal comune di Pesaro con foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore Antonio Lauriola. La 19enne invece è stata denunciata in stato di libertà per i reati di resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati deferiti anche per i reati di invasione di edifici e danneggiamento. Il consigliere d'opposizione Alberto Santorelli ha annunciato un'indiscrezione secondo la quale il nuovo ospedale unico Fano-Pesaro verrà realizzato a Muraglia, nel comune di Pesaro. Ospedale unico a Muraglia? Seri smentisca con i fatti o si dimetta. Parole forti arrivano dal consigliere di progetto Fanno Alberto Santorelli dopo aver saputo di un incontro avvenuto ieri in regione sulla sanità provinciale, al quale erano presenti il presidente delle Marche Luca Ceriscioli e i sindaci di Fano e Pesaro. È stato un incontro dal nostro punto di vista sconcertante, perché il sindaco Seri pare esserne uscito malconcio da questo incontro, dove Ceriscioli Scioli e Ricci gli hanno sostanzialmente imposto il nuovo ospedale a Muraglia, con la prospettiva dell'ospedale Santa Croce come luogo di lungodegenza, ospedale di lungodegenza, e quindi questo sarebbe veramente devastante per la città di Fano. Si sesterebbe un KO definitivo della nostra città rispetto alla città di Pesaro. Questo era già nell'aria da tempo, prosegue Santorelli. Sono mesi che lamentiamo di un'amministrazione succube della volontà della vicina Pesaro e in generale del PD. Dagli eventi all'azienda pubblica dell'ASET ed oggi, ha detto, ci troviamo di intervenire sul tema più importante per i cittadini, la sanità e la salute pubblica. Per un anno non è stato fatto nulla, è stato fatto un incontro invece ieri, in barba anche a tutti i sindaci dell'area vasta, che potevano invece dire la loro e anche rivendicare un luogo idoneo per un polo provinciale di eccellenza. Invece da qui alle prossime settimane vedremo un
crescendo di arroganza da parte dei pesaresi e del PD nei confronti della nostra città, e vedremo un sindaco accettare questo. Questo è inaccettabile, pertanto il sindaco Seri smentisca da subito con i fatti e con tutto quello che mette in campo, tutto quello diciamo di cui può disporre per evitare questa cosa, oppure dica ai cittadini che non è stato in grado neppure di difendere la sanità fanese e se ne vada a casa. E sull'argomento abbiamo sentito telefonicamente il sindaco di Fano, Massimo Seri, che smentisce la notizia. Allora, non c'è stato nessun incontro, perché anche qui tutte queste fantasie, io capisco che l'opposizione deve trovare sempre elementi per criticare, per chiedere dimissioni, ma insomma dopo diventano barzellette. E la questione è talmente semplice, chiarita dal primo giorno dell'insediamento del presidente della regione, lo abbiamo chiarito anche in campagna elettorale, le scelte si fanno con la condivisione delle due città. Se non c'è condivisione non si fanno scelte, altrimenti sarà un muro contro muro. Il resto sono chiacchiere. Su Muraglia la posizione Fano non c'è. O si trovano le condivisioni, o altrimenti certe scelte non si fanno. Per noi il posto migliore è quello di Chiaruccia, si deve riaprire la discussione. Lo puntualizzo, posizione di Muraglia per quello che riguarda Fano è irricevibile. Giunta regionale ferma e imballata, tanta propaganda ma fatti concreti nessuno. Il giudizio del consigliere di Area Popolare Mirko Carloni, che questa mattina ha fatto un bilancio sull'operato dei primi 100 giorni del presidente Luca Ceriscioli. Carloni evidenzia i 30 milioni per il fondo sociale non ancora recuperati, nessun provvedimento per ridurre le liste d'attesa e l'assenza di un assestamento di bilancio con lo scopo di recuperare risorse per famiglie e imprese. La riorganizzazione della macchina regionale ferma, rimprovera il consigliere, e sulla Fano Grosseto le scelte di Ceriscioli rischiano di far tornare nel limbo quest'opera strategica per le Marche. E torna la voglia di vacanze, infatti secondo uno studio quasi 600.000 marchigiani andranno in un luogo di villeggiatura tra giugno e settembre, servizio di Lino Balestra. Tempo d'agosto, tempo di ferie, e così siamo alle soglie del grande esodo verso le località turistiche. Tra poco le grandi fabbriche chiuderanno e le città assumeranno le sembianze di desolati paesaggi lunari privi di qualsiasi forma di vita. In concomitanza partirà il solito tormentone per le partenze intelligenti e sui bollini rossi, gialli e quant'altro. Ma al di là di quando e come partire, quali sono le mete ideali per una vacanza? Al mare, ai monti, nelle città d'arte. E quest'anno, coloro che decideranno di andare in ferie, quali posti visiteranno? In tema di vacanze ho pensato di rimanere a casa, probabilmente. Qualche uscita fuori porta. Volante. Volante, sì. Sabato, domenica. In passato? In passato ho fatto qualcosina, ma non quest'anno, quando ero più giovane. Macedonia, dai parenti. Ah, quindi insomma, mare o montagna? Montagna. È bello lì? Sì, bello, bello, si sta bene. Bene, grazie. Prego. Tu invece andrai in vacanza quest'anno? A lavoro. Lavorerà? Già. Sotto al sole, insomma, quindi... No, no, in pizzeria. Pizzeria? Ecco. Va bene, quindi mentre gli altri fanno le vacanze tu lavori? Già. Se dovessi andare da qualche parte, dove vorresti andare? Ormai per un momento non mi permette il lavoro che, ecco, mi posso muovere per un momento. Dopo... vediamo. Buongiorno, mi scusi, in tema di vacanze, quest'anno ha già pensato alla meta? Ma decisamente no, anche perché non so nemmeno quando potrò avere un po' di riposo, ancora tutto da decidere. Nel qual caso, quale sarebbe la sua meta ideale? La meta ideale, probabilmente montagna con i miei cani e il mio fidanzato. A passeggiare? Sì, a passeggiare, lunghe passeggiate, certo. Noi adesso qui siamo un po' in vacanza, perché noi siamo del Piemonte. E quindi siete già in vacanza? Siamo un paio di giorni dai parenti qua. Siamo già un po' in vacanza, per noi questa è già la vacanza. Quanti giorni siete qui? Oh, siamo arrivati ieri, domani andremo già via. E quindi una vacanza lampo? Una vacanza lampo, sì. Quindi preferite insomma il mare, quindi qui siamo a metà strada. Ecco, sì, qui è proprio un bel posto. Venendo alla nostra regione, dopo alcuni anni causa la crisi, i dati statistici in negativo, quest'anno per le vacanze estive dei marchigiani sembra essere tornato l'ottimismo, oltre che le temperature elevate. Infatti, rispetto al 2014,
cattolici, quasi un 20% in più partirà verso le mete vacanziere, prediligendo più degli italiani le mete estere. La vedo insomma con le bolle di sapone, sì. Così è già in vacanza praticamente. Magari no. No. No, ancora no. Dove andrà eventualmente? In vacanza non lo so, forse in Corsica. Quindi una vacanza di mare. Sì, qualche giorno con mio figlio prenderò, abbiamo forse una casa là e quindi andremo in Corsica. La vacanza ideale comunque, se uno la potesse esaudire, quale sarebbe? Perché questa domanda? Perché stiamo facendo così, due domande per sapere le vacanze dei marchigiani ideali, quali sarebbero? Ah, le vacanze dei marchigiani ideali, quest'anno ce ne sarebbero state diverse. Un viaggio in dall'Estremadura fino a Lisbona, l'ipotesi del Cammino di Santiago e ideale, proprio ideale al massimo, il Rajasthan, nel nord dell'India. Questo è l'ideale, direi di sì. Il posto ideale dove vorresti andare? Mare. Mare, quindi vacanza di mare per te è la vacanza il massimo? Sì. Ecco, anche per te? Sì, anche con un po' di avventura magari. Quindi tipo vacanza avventura? Sì, tipo in Thailandia andrei adesso come adesso. E invece, insomma, dove andrete, se ci andrete? Spagna, Barcellona. Tema di vacanze, quest'anno voi avete già provveduto, dovete andarci ancora? Dobbiamo andarci. Vedo che avete dei bambini, quando pensate alle vacanze, pensate alle vacanze anche a loro misura. Sì. Solitamente dove andate? Al mare, in pochi posti. Al mare comunque. Sì, sì, sì. Lei quando va in vacanza dove va? Io di solito vado in vacanza in Calabria. Quest'anno non vado da nessuna parte perché mi voglio riposare. E quindi perché in vacanza si lavora? No, adesso lavoro fino a luglio, poi 15-20 giorni mi voglio anche riposare, proprio riposare, ballare e basta. Il mare comunque la vacanza. Il mare, vado anche al mare, certo, andrò qui a Fano, andrò qui a Pesaro. Quindi insomma niente Calabria quest'anno. Il mare della Calabria top. È bellissimo. Anche che zona? Nella zona dello Ionio, sullo Ionio, la provincia di Cosenza. Un posto molto bello, un paesino molto bello, cioè in alto e sotto ci vedo 300 km di mare, quindi vi invito a venire. La sua meta ideale nelle vacanze? A dove andrei o dove vado? Dove andrebbe e dove va? Ambedue. Allora, andrei in un posto fresco, magari in montagna, perché tanto il mare ci posso andare tutti i weekend, no? Perché qui siamo in un paese vicino al mare, no? Certo. Quindi in vacanza andrei in montagna, al fresco, così. Dove vado in realtà invece è a casa. È a casa. Al fiume. Al fiume. Quest'anno quindi vacanza alternativa. Vacanza alternativa, sì. Alternativa mica tanto, è sempre così. E una segnalazione è arrivata la notte scorsa, intorno alle 3.30 alla Capitaneria di Porto di Pesaro per una vongolara ormeggiata in una banchina del porto fanese che imbarcava acqua perché inclinata sul lato sinistro. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco che hanno espulso l'acqua dalle sentine riportando l'imbarcazione al galleggiamento. Ancora al vaglio le cause, ma i militari assicurano che l'operazione non ha prodotto inquinamento da olio o idrocarburi. Ancora da quantificare invece il danno, che comunque dovrebbe essere di diverse migliaia di euro. Pace fatta fra il Comune e l'ente carnevalesca. Ieri infatti si è svolto un incontro tra il presidente Luciano Cecchini, una delegazione di carristi, il sindaco e il vice sindaco. Confermato da parte dell'amministrazione comunale il contributo di 130.000 euro per la prossima edizione invernale dei Corsi Mascherati e quasi certa la presenza del Carnevale di Fano tra le manifestazioni storiche che il bando ministeriale sovvenzionerà nel mese di ottobre con un finanziamento complessivo di 1 milione di euro all'anno. E cambiamo ancora argomento perché dopo il grande successo e la standing ovation a Mercatello sul Metauro, giovedì 6 agosto andrà nuovamente in scena ma all'Arena BCC di Fano Queen Symphonies, un concerto dedicato alle canzoni più celebri dei Queen. Queen Symphonies è un programma che ha riscosso ormai in questi anni grandissimo successo e che è un omaggio al grandissimo gruppo rock britannico i Queen. Quindi ascolteremo le canzoni più belle, da We Will Rock You, da We Are The Champion,
a Somebody to Love e ovviamente la canzone delle canzoni Bohemian Rhapsody, che la maggior parte dei critici musicali ha decretato come una delle migliori di tutti i tempi. La particolarità sarà questa, che oltre ad avere una cover, cioè i cover dei Queen, che saranno i professori della Zero Crossing Accademia di Musica, ci sarà anche un coro, il coro del Teatro della Fortuna Mezzi Agostini, che eseguirà i cori che erano presenti nelle canzoni dei Queen. Ma la vera particolarità è proprio l'aggiunta di un'orchestra sinfonica dotata di sezione d'archi e di ottoni, che aggiungerà appunto alcuni effetti sonori timbrici alle canzoni che già sono bellissime, ma che inevitabilmente avranno qualcosa in più. E questo grazie a Roberto Molinelli, nostro direttore artistico per l'innovazione, che ha queste straordinarie doti da arrangiatore che le mette a disposizione di questi progetti. Cantanti, ovviamente ci vogliono dei Freddie Mercury. In questa esecuzione avremo due cantanti, una donna, Eleonora Mazzotti, già in carriera soprattutto nel settore del musical, e Alberto Ambrogiani, recente vincitore del Festival Giovani per la Musica di Pesaro. Oltre 500 biglietti venduti già in prevendita, quindi si annuncia ancora una volta un tutto esaurito. A che ora è previsto l'appuntamento? Allora siamo alle 21.15, qui del 6 agosto all'Arena BCC, ed è uno dei due appuntamenti. Il prossimo sarà quello del 29 agosto con Lucio Battisti, Musica Infinita. E sempre al Teatro Arena BCC di Fano, venerdì 7 agosto, i ragazzi dell'oratorio della stazione porteranno in scena Sister Act 2, LOL. Ebbene, anche se in ritardo, parte la sesta edizione di Itineris, il progetto di promozione turistica che ha l'obiettivo di divulgare la storia e la cultura dei prodotti agroalimentari dell'entroterra. Ha rischiato di saltare, ma per fortuna l'amministrazione fanese ha trovato i fondi necessari e anche se con un mese di ritardo parte la sesta edizione di Itineris, i viandanti del gusto, escursioni tra terra e mare. Il progetto di promozione turistica nasce dalla sinergia tra il comune stesso, gli alberghi consorziati di Fano, Torrette e Marotta e l'azienda speciale della Camera di Commercio Aspen 2000. Basato sull'enogastronomia e sulla cultura del cibo, l'iniziativa coinvolgerà anche i 21 comuni che appartengono al distretto turistico di Marcabella, per cercare così di promuovere l'entroterra invitando i turisti della riviera alla scoperta delle aziende agricole, degli artigiani, dei produttori locali delle nostre campagne. Insieme ai prodotti enogastronomici, una grande opportunità per conoscere anche il grande patrimonio artistico, architettonico e museale della nostra provincia, visto che oltre alle 36 aziende agricole che partecipano a questa iniziativa c'è una grande disponibilità da parte delle amministrazioni comunali per mettere a disposizione anche fuori orario musei. Il progetto, che prevede una serie di itinerari, è dedicato sia ai cittadini che ai turisti che popolano le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari presenti nei 22 chilometri di costa che vanno da Fano a Marotta. Ma dal direttore della Confederazione Italiana Agricoltori delle Marche arriva la proposta di estendere ancora più questa iniziativa nel territorio della provincia. Parte la sesta edizione, ma già si guarda avanti. Beh sì, diciamo che dobbiamo potenziare questo progetto, quindi estenderlo un po' a tutto il territorio riverasco della provincia di Pesaro, e quindi diciamo io ho fatto un invito all'assessore di prendere contatti con l'assessore di Pesaro, con il sindaco di Gabice, di Mondolfo, proprio per far sì che questo progetto dia non solo un qualcosa di diverso al turista, ma crei anche delle condizioni per valorizzare i nostri prodotti dell'agroalimentare, le stesse aziende, dare occasioni di commercializzazione dei nostri prodotti. Una delle novità di questa edizione saranno le escursioni serali, per dare così la possibilità di conoscere Itineris anche a chi non rinuncia al suo pomeriggio in spiaggia. Le brochure e il programma saranno a disposizione nell'ufficio alberghi consorziati in via L'Adriatico a Fano. Dalle 9 della sera fino a mezzanotte, fino a tardanotte, invece di dare l'aperitivo cercheremo di dare un digestivo ai nostri turisti. Abbiamo chiesto collaborazione ai musei aperti dopo cena e abbiamo avuto una bella adesione qui Varotti con il Museo di Pergola, altri musei a Montefelcino, e con questa iniziativa io penso di coprire quell'arco di tempo che i turisti hanno per sapere e conoscere le nostre enogastronomie e la nostra città e i nostri paesaggi.
e a Fano giovedì 6 e venerdì 7 torna la tradizionale festa dei quattro cantoni in cinque aree del centro storico. Questa sera scopriremo le prime due. Per due giorni cinque punti della città della fortuna saranno animati da musica, spettacoli e specialità gastronomiche proposte da altrettanti locali. Fervono i preparativi dunque per la tradizionale festa dei quattro cantoni che quest'anno si svolgerà giovedì 6 e venerdì 7 agosto nel centro storico di Fano. Ormai nella tradizione di Fano consentiranno un po' di girare dall'offerta del fritto alla brace, alla piadina, al pesce e quindi sarà un modo per stare insieme, per entrare nella settimana di Ferragosto sostanzialmente, visitando un po' gli angoli più suggestivi del centro storico. Dal tardo pomeriggio Corso Matteotti, il Pincio, via Cavour, piazza Marcolini e via De Amicis si trasformeranno con le iniziative organizzate dagli esercenti e questa sera scopriremo i primi due angoli, o meglio cantoni, partendo da quello della braceria gestito dal Pino Bar grazie al gemellaggio con Montecucco. Ci troviamo bene sia noi che loro. La gente è contenta, continuiamo così, mai squadra vincente non si cambia mai, no? Chi sarà di intrattenere queste due serate? Allora, abbiamo una serata con Rodolfo Canestrari, che è un cantante lirico, canta un po' tutto con la sua compagna, la prima sera, e la seconda abbiamo Diamantini, Mattia, che fa ballare un po' tutti per far digerire quello che mangiano. Il cantone del fritto invece nella zona Pincio sarà curato dal ristorante La Perla. Quest'anno sì, vogliamo puntare sul fritto soprattutto perché siamo ormai esperti in questa materia, dove andiamo portiamo il fritto, perché non portarlo anche ai quattro cantoni di Fano, però un piatto unico dove la gente può mangiare di tutto risparmiando e passando una bella serata. E anche al Pincio non mancherà la musica? E al Pincio abbiamo puntato su dei giovani, di promozione dei giovani, ci abbiamo trovato due DJ ragazzi che sono resi disponibili a suonare tutte e due le serate, e poi per dare un po' una spinta sempre nel settore dei giovani abbiamo messo due ragazze che fanno l'uscita, due o tre uscite che fanno la danza del ventre, una il giorno prima e una il giorno dopo. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio turismo al numero 0721 88 73 14 oppure lo IAT Fano allo 0721 80 35 34. Ed ora concludiamo il nostro telegiornale con una breve di sport, perché dopo tanti anni di assenza e sulla scia dell'ottimo campionato disputato nella scorsa stagione dal Fano in Serie D, torna il club Forza Alma, un'iniziativa salutata con soddisfazione dalla società granata. Presidente della nuova associazione è stato eletto Luca Navacchia, che si avvarrà della collaborazione di altri 10 soci e consiglieri, tra i quali Alessandro Brandoni e Delmo Santini, che ricoprirà la carica di vicepresidente. E per informazione è tutto, occhio alla notizia, torna domani sera puntuale alle 20:30. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.